Io parlo anche da mamma che ha un altro bambino più grande che ha frequentato le scuole comunali e dico con orgoglio che finora era andata veramente molto bene. Allora, il comune, questo settore, vuole mantenerlo aperto e anche per il futuro, non solo ora per l'Acropoli o per Pallanca, proprio per il futuro, e la politica ci vuole investire nell'infanzia o è l'ennesimo smantellamento? Noi vorremmo risposte non solo per noi, ma anche insomma per quelli che i bambini che andranno prossimamente in queste scuole, per le famiglie che insomma noi non abbiamo risposte, mancano soltanto 6 mesi al prossimo anno scolastico. Questo l'accorato appello di una mamma durante la conferenza stampa indetta dalla CGIL Aretina sulla situazione delle scuole dell'infanzia e più in generale comunque del settore scuola del comune di Arezzo. I due casi più eclatanti sono Pallanca e Acropoli, il cui destino, soprattutto quello dei bambini che le frequentano, non è ancora certo. Si va verso la gestione statale, ma di fatto la posizione del comune da mesi a questa parte è sempre la stessa: non ci sono soldi per assumere personale. Noi vogliamo che la giunta comunale acquisisca maggiore coraggio e noi siamo a completa disposizione per fare cosa? Per far sì che passi nel Consiglio Comunale una vera e propria presa di posizione rispetto alla possibilità di attingere a risorse, ed abbiamo esperienze simili in Italia, non rompendo il patto di stabilità, ma semplicemente cercando comunque sia di forzare. Perché questo lo possiamo fare, vi sono norme di legge che secondo il nostro avviso, se ben interpretate, ci possono dare dei margini di manovra. Quando i sindacati chiedono di forzare il patto di stabilità, citano ad esempio il caso della Campania, dove la giunta De Magistris, in deroga all'austerity, assumerà 300 maestri. Tra le maglie del bilancio comunale ci sarebbero spazi di manovra, dicono ancora i sindacati. Basta ad esempio citare il dato che riguarda il rapporto tra dirigenti e dipendenti. Negli anni 90 era 1 a 50, oggi è 1 ogni 14. Perché rispetto alla spesa corrente, la spesa del personale adesso a conti fatti, lira in più, lira in meno, corrisponde pressoché al 43% il costo del personale rispetto alla spesa corrente. Perciò un numero non totalmente esaustivo per ricoprire il turnover, ma comunque un numero comunque capace di ridurre al più possibile a quello che saranno obbligatoriamente, probabilmente, le esternalizzazioni che andranno fatte. E questo è per rispondere ai pensionamenti che comunque sono previsti nei prossimi anni per 27 unità che andranno a mancare nelle scuole comunali, e comunque ne dovranno essere assunte alcuni per poter tamponare il più possibile quelle che saranno esternalizzazioni pressoché obbligatorie.